tanti ritornelli. Venerdì 15, mamma mia, Seratona importante, premio Bacco 2019. Noi siamo lì, stasera è la gran serata. Sì. Abbiamo davanti a noi migliaia di persone in questa cena di gala, in questa cosa di gala. Poi ci sarà la premiazione, grandi attori, grandi artisti, grandi cose, cioè veramente una cosa straordinaria. E quindi siamo anche un po'... Tesi, emozionatissimi. Viene un po' di tremarella. Ma è un'adrenalina. Però è vero, secondo me ovviamente tutti i palchi sono importanti, sì, anche più piccoli, più grandi, ma quando si tratta di una cosa così è un pochino più... Un po' più di tremarella. L'adrenalina è alle stelle. E allora, sì, per tutto ciò che riguarda ieri sera, ancora tanti auguri di San Valentino a tutti, ma sapete che cosa vi diciamo adesso? Che partiamo subito con la musica. Genio e la Bubi Band, e vai, con Le Signore. Le Signore, vai. Un bicchiere di sangria, incomincia l'allegria. Tutte vogliono ballare e qualcuno conquistare, con la corta e gambe in vista, fanno il giro della pista. Le signore, hanno sempre un grande cuore. Io le bacio tutte quante, di nessuna sola amante. Il suo cuore di un altro è. Fra una samba e un mojito trovano un amico, e se poi lui piacerà, tutto lì non finirà. Con lo stile da modella, a me piace solo quella, e non so cosa farei per uscire un po' con lei. Le signore, hanno sempre un grande cuore. Io le bacio tutte quante, di nessuna sola amante. A me basta. Il suo cuore di un altro è, e non mi importa se il suo cuore di un altro è. Badabudam. Jukebox dediche, vediamo chi ci scrive oggi. Ci scrivono una bella whatsappata da Iesi, in provincia di Ancona, ed è Claudia che vuole dedicare una canzone a Roberto. Vorrei augurare un buon compleanno al mio migliore amico Roberto, con la canzone di Francesca Mazzucato, Qualcosa di più. Grazie da parte di Claudia. Tanti auguri all'amico Roberto, Qualcosa di più è arrivato. Eccolo qua, Francesca Mazzucato. Jukebox dediche. Ci penserai, ma non ci cascherai, perché voglio qualcosa
E allora vi dedico, dai, tanto siamo pronti, la stiamo facendo, sì, anche sì, lì, anche probabilmente live in contemporanea. Sì. Voglio dedicare a tutti voi questa mia interpretazione di questo brano dalla Turandot di Giacomo Puccini, Nessun Dorma, da Luciano Nelli per voi. Nessun dorma, nessun dorma, tu pure, o principessa, nella tua fredda stanza, cuore di le stelle che parlano d'amore e di speranza. Ma il mio mistero è chiuso in me, il nome mio nessun saprà. Allora, andiamo a vedere cosa starà facendo il nostro amico Cristiano Chesi in viaggio. Soffre di lontananza. Io credo, credo che voglia venire a trovare noi, non saprei bene, però non lo so. Vabbè, noi ci troviamo in questo momento, lo sapete dove ci troviamo in quel di Berlino, la notte delle stelle. E lui sta cercando un viaggio online per venire a Berlino. Per trovarci. Certo. Vabbè, magari ce la fa. No, ma resta pure però dove sei, Cristiano. Fai presto, perché ormai siamo, a parte noi ci stiamo anche domani, quindi se arrivi anche forse domani. Forse ce la fai allora. Vabbè. Ok. In viaggio. Cristiano Chesi e C. Cristiano, dove si va questa settimana? Ma questa settimana te lo dico io dove si va. Andiamo a Berlino. Berlino. Berlino, perché lo vedi? Guarda, c'è scritto qua. Ah. Luciano Nelli, ospite con la sua orchestra del famoso Festival del Cinema di Berlino. E si vanno a vederli anche noi. C'è tutti, Paola Belloni, ci sono tutti. A Berlino si va a vederli. Grande Luciano Nelli con la sua orchestra. A Berlino. Berlino. Ti piace Berlino? Sì. Certo che mi piace Berlino. So che a Berlino c'è anche lo zoo. Certo, il famoso zoo di Berlino. Sì, 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 certo. Ebbene, ci porta anche la mia moglie. Sì, sì. Perché? È perché l'ho portata allo zoo di Pistoia e ora la voglio portare anche a Berlino. Ah sì, ma perché tu la vuoi portare anche a Berlino? Sì, perché a Pistoia la gabbia che gli hanno dato è un po' piccolina per la mia. E adesso arrivano le nostre valli, questo bel gruppo corale piemontese, corale, un gruppo vocale, tradizione. Soprattutto piemontese alla grande, si chiamano appunto le nostre valli, che ci fanno ascoltare Vecchio Paese. A tutta la tua gente, in cerca di allegria, mentre si canta e ride nella via. E a sera la campana
piazza con gli amici e insieme canteremo una canzone. Vado, Paola, Luciano, vado? Vai, sono vai. Prontissima. Sai cosa faccio? Io faccio partire la sigla. Tienilo per te, non dirlo a nessuno, tanto ci sente sanno nessuno. Sanno tutti, dai, ma lo sanno tutti. Intervista con l'artista. Tienilo per te, non dirlo a nessuno, è un segreto che rimane tra noi. Intervista con l'artista, cari amici, e ritornelli, una new entry, Lino Tancredi. Grazie, grazie. Ma per me è un onore ospitarti qua, perché noi insomma siamo amici veramente dagli anni Ottanta. Loro lo diciamo però. No, vabbè, lo devo dire. Tu eri un pochino più grandicello, già quindi avevi un tuo 45, allora, sì. Già che si chiamava Occhi di menta. Di menta. Come nacque quella canzone? Quella canzone nacque perché io, come tutti quelli che iniziano a fare questo lavoro, cominciavano ad andare su e giù per l'Italia. Io abitando a Pistoia prendevo sempre il treno, un giorno sì, un giorno no, andavo a Milano a bussare alle note case discografiche, le major, gli editori, e logicamente editori, facevi sentire le tue produzioni. E portavo tutti i miei brani e mi trovo sempre le porte chiuse. Un giorno mi trovai in Polygram, conobbi Michele Muti, che saluto. E Michele Muti mi disse: se vuoi stare con noi ti teniamo qui per 6 mesi, però... Quindi un contrattino? Sì, era un contrattino verbale più che sottoscritto. Sì. E niente, siamo andati per 6 mesi. Io per 6 mesi andavo su e giù, portavo... E lui era contento di questa canzone, però questa canzone poi... A un scritta certo da punto, te. Sì, scritta tutta da me. Testo, musica, tutto, Lino Tancredi. Tutta da me. E poi questa, che è successo? È successo che la Polygram chiuse. Lui mi chiamò, una sfortuna pazzesca, sì, perché andai, è l'unico... Andai, sì, perché ero nel cassetto insieme a Erte Parisi, ero proprio nel gruppo della scaletta di Erte Parisi, facevano le produzioni, c'era Alberto Fortis, e c'era anche Fabio Concato, c'era tutta questa gente qui, c'era un giovanissimo Zucchero. Caspita, che anche, Elmo! E io dovevo stare a riserva di tutte queste persone qui, quello che era il progetto di Michele Muti. Michele Muti però... mi continuava a spronare, a dire scrivi, non ti fermare, scrivi. Io continuavo a scrivere. Quando lui mi disse che la Polygram non aveva soldi per farmi il mio disco, dai, a quel punto lì io tornai a casa un po' deluso. E poi mi diceva anche, però cerca di fare anche qualcosa, perché io facevo molto cantautoriato, fa qualcosa anche un po' di vendibile, qualcosa molto più commerciale. Lui ti dà comunque dei saggi consigli. Sì, perché dà, insomma, perché in effetti... sai, dice, le major oppure le case discografiche anche piccole, hanno dei dipendenti, campano sul disco, giustamente, sulla vendita dei dischi, perciò noi dobbiamo vendere dischi. Roba che sul mercato funzionasse, per intenderci, un po' come oggi, anche se i generi sono molto cambiati. Sì, ora, qui si parla degli anni 80. 81, 82. 82, proprio l'anno infatti in cui poi ci siamo conosciuti noi. Allora a quel punto lì io tornai a casa un po' amareggiato, perché mi sembrava che avevo quasi tocchi, sai, quando tu sei... Sì, tocchi quasi il successo, invece poi ti crolla tutto. No, proprio il successo, però tu sei, sai, hai in mente un LP, no? Certo. Un album, cioè
cioè, noi lo chiamiamo LP, long play, certo. Oggi lo chiamano disco vinili, perché è veramente si chiama disco. Oggi è un reperto storico quasi, reperto, no? Storico. E io stavo sui bordi, non sono cascato nel buco. Dove... Vedi, è una bella metafora però di un successo non sono cascato quasi nel buco, toccato. Capito? E tu poi allora sei tornato a casa, cosa hai detto? Basta? Già niente, con la spugna, così o... non so come è successo, ma le canzoni che sono quelle che secondo me toccano un po', arrivano al cuore della gente oppure alla mente della gente, o che siano frivole, o che siano canzoni abbastanza consistenti, impegnate. Basta una parola, è un vocabolo, una parola, un vocabolo. E a me mi girai, mi guardai e vidi che c'era un giornalino lì che c'era scritto Occhi di Menta. Caspita, e lì ti è venuta e lì, in 10 minuti l'ho fatta. Ecco, bello, getto, perché una bella similitudine, un occhio verde, no? Sì, magari sì, con la mente, verdi, che però ecco... Ho fatto questa cosa qui, ho fatto questa metafora, diciamo, tra gli occhi verdi, e ho fatto questa canzone, scritta. Quando l'ho portata su a Michele Muti, Michele Muti dice, guarda, questa suona, questa è buona, però noi non abbiamo soldi. Vedi? Allora lui... Ritorna sempre la è come, fatidica frase. E come dobbiamo dire la verità, ci sono poi i vari... conoscenze, no? Le raccomandazioni ci sono, perché dobbiamo dirlo che oggigiorno purtroppo non è come in Francia o in Inghilterra, che uno suona per strada, passa un editore, lo vede, se lo porta subito, e fa fortuna, come è successo con i Beatles. Certo. Io non voglio paragonare a Beatles, per l'amor del cielo, però almeno quell'occhi di menta, sì. Noi quegli occhi di menta li abbiamo ascoltati. È suonato. Il primo capitolo della tua vita, una piccola parentesi, l'abbiamo così analizzata un po' oggi, però ci ritroviamo ancora a ritornelli per parlare sempre con Lino Tancredi. Grazie a voi. E arriva la bella e brava piemontese Tonia Todisco, sì, con la sua bella orchestra che ci fa ascoltare questa bella canzone. Ti amerò, dal suo ultimo CD. Ti amerò CD. Alla grande, brava Tonia. A chi l'avrà detto ti amerò? Chissà, chissà. Ti ho vista mentre stavi lì, seduta al sole. Sembri una donna che sa già le mie parole. Completamente presa sei dai tuoi pensieri, dai tuoi guai, distrattamente persa tra i tuoi misteri. Tu sei uscito dalle onde come un pirata, come i colori dell'estate. Gioco bene le mie carte, sarà per sempre. Se muove ancora un altro passo, oddio, non passo. Speriamo almeno per un sì. Speriamo non finisca qui, distrattamente emozionati. Sicuro ti amerò finché vivrò. Finché vivrò senza ragione.
salutiamo, ciao, ciao a tutti, andate a ballare, tutti i giorni sono buoni, noi in questo momento siamo con voi nelle vostre case, ma contemporaneamente siamo lontani, come siamo in Germania, siamo in Germania. Però come vedete non vi facciamo mancare niente, siamo pieni di adrenalina, pieni di cose, ma siamo con voi anche oggi e saremo con voi tutti i giorni. Fino a domenica, e poi da domenica finisce e ricomincia lunedì. Certo, non mancheremo mai, ricordate anche in questo frattempo di votare la canzone Regina per il mese di febbraio, non mancate. Ritornelli torna domani, ciao. Anche noi, ciao. Ciao, ciao. Quanti ritornelli